Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 3 dicembre il presidente Cattaneo ha comunicato la variazione del gruppo PDL con la formazione dei nuovi gruppi consiliari Nuovo Centrodestra e Forza Italia e comunicato le dimissioni dei consiglieri PD e UDC dalle cariche istituzionali nelle commissioni e dalla vicepresidenza del Consiglio regionale. Dall'acceso dibattito che ne è seguito si sono chiarite le posizioni dei vari gruppi. Le minoranze si sono espresse a favore delle dimissioni dei consiglieri PD, contrarie alla maggioranza. L'Aula ha poi commemorato l'ex presidente del Consiglio regionale e della Giunta, Aldo Viglione, a 25 anni dall'incidente stradale in cui perse la vita. In una pausa dei lavori, inoltre, il presidente Cattaneo e alcuni consiglieri hanno ricevuto una delegazione per la salvaguardia della linea ferroviaria Cuneo-Nizza. Sempre il 3 dicembre, nel pomeriggio, è ripresa in aula la trattazione del disegno di legge sulla caccia proposto dall'assessore Claudio Sacchetto. Sono stati illustrati circa 120 emendamenti all'articolo 1, presentati dai consiglieri Monica Cerutti, Sinistra Ecologia Libertà, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, Rocchino Muliere, Partito Democratico, Fabrizio Biolè, Gruppo Misto e Andrea Stara, Insieme per Bresso. Angiolino Mastrullo, Nuovo Centrodestra. Si è tentato di uscire dal stallo con un gruppo di lavoro che ha deciso di trovare una soluzione. Gli emendamenti dell'opposizione sono stati molteplici, valutati già accoglibili. Riteniamo che questo potrebbe essere un grande passo per dare alla Regione una nuova legge sulla caccia. Monica Cerutti, Sinistra Ecologia Libertà. Questo disegno di legge dovrebbe essere il frutto di una mediazione fra chi sostiene la caccia e chi, come il gruppo SEL, vorrebbe eliminarla. L'attuale proposta non è assolutamente una mediazione, anche perché calendario venatorio, specie cacciabili, vengono rimandate a decisioni della Giunta. Presentato a Palazzo Lascaris, il progetto di educazione alla legalità Non gioco, vinco. Sono intervenuti Tullio Ponso, consigliere delegato all'Osservatorio regionale sull'usura, e Giada Versaci per Libera Piemonte e ACMOS, che collaborano alla realizzazione del progetto. L'iniziativa è rivolta alle scuole medie piemontesi. Giada Versaci, Libera Piemonte e ACMOS. Il percorso in Un gioco vinco prevede l'intervento degli educatori di Libera all'interno delle classi, quali proporranno delle attività come il gioco di ruolo, la visione di reportage, la visione di video e delle inchieste sul territorio, proprio per analizzare il fenomeno e la diffusione del gioco d'azzardo. Le opere grafiche di alcuni grandi artisti del 5 e 600 sono esposte fino al 21 dicembre a Palazzo Cisterna a Torino, in una mostra promossa dall'Istituto per la tutela dei beni librari e cartacei, sostenuta anche dal Consiglio regionale del Piemonte. In esposizione 60 fogli incisi da Dürer, Leida e Rembrandt, che raccontano in immagini la vita e la società, con straordinaria efficacia comunicativa. È tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.